Fisco? Burocrazia? Roba da matti, la Confartigianato del Veneto scende in campo per denunciare la fine del rapporto di fiducia tra le imprese e lo Stato. Lo Stato non può pretendere di farsi pagare in anticipo le tasse e far pagare le imprese per pagare le tasse e dopodiché non riconoscere i crediti che queste hanno nei suoi confronti o comunque rendergli la vita complicata. La discussione in atto in questi giorni al Parlamento per la manovra finanziaria 2018 è l'occasione che la Confartigianato del Veneto ha preso al volo per mettere in campo una serie di iniziative. La prima, la conferenza stampa di oggi, poi nei prossimi giorni le associazioni provinciali porteranno ai prefetti una camicia di forza con la denuncia forte di un fisco schizofrenico e che lega le imprese, a cui sarà allegato tutta una documentazione sulle richieste che la Confartigianato del Veneto ha fatto ai parlamentari veneti e al governo per modificare la legge di stabilità, e dopodiché uscite sui giornali autodifesa fiscale, nel senso che le imprese artigiane socie verranno invitate a stare attenti a come danno i soldi al governo, perché il rapporto di fiducia, come è stato detto, si è rotto e quindi bisogna difendersi da uno Stato che vuole e non dà mai indietro. Agostino Bonomo, presidente del Confartigianato Imprese Veneto. Con oggi la Confartigianato dichiara che il fisco, che lo Stato ha rotto il rapporto di fiducia perché tanta lotta all'evasione fiscale ha portato complicazione per l'85% delle imprese e l'evasione non viene toccata. Quindi il fisco va modificato. Va modificato, soprattutto va semplificato anche il modo per quantificare le tasse e per pagarle. Pensate che 110 milioni di euro è il costo che ci sarà in più da questa manovra soltanto per quantificarlo, solo pratiche burocratiche, non gettito per lo Stato. Ormai questi costi sono diventati insostenibili e si rompe questo rapporto di fiducia fra Stato e imprese, perché vediamo che non c'è quella reciproca fiducia che dovrebbe esserci fra Stato e contribuente e cittadino. Voi avete deciso, quindi avete cominciato ad ottobre a parlare con i parlamentari e consegnato per tempo le modifiche alla legge di bilancio. Adesso però l'iter è lunghissimo e quindi la pressione della Confartigianato del Veneto sarà molto forte. Cominciate lunedì portando cosa ai prefetti? Beh, noi facciamo questa azione che è una dimostrazione pubblica nei confronti di prefetti che sono i rappresentanti del governo sul territorio, consegnando il documento, ma non solo il documento, ma anche questo simbolo che è una camicia di forza, perché vogliamo con questo simbolo far capire che se ci legano le mani non potremo più lavorare. Siccome lavorando facciamo occupazione e teniamo alto il livello anche sociale di questo territorio, vorremmo continuare a farlo. Poi si parla anche di autodifesa, nel senso che la manifestazione, le segnalazioni, le cose fatte bene si fanno, ma poi bisogna anche dare dei segnali concreti al governo. Sì, l'autodifesa ci sarà in maniera ulteriore se non avremo soddisfazione dal governo, con alcuni provvedimenti sempre all'interno della legalità, ma dando indicazioni alle nostre imprese che facciano delle fatture nel tempo utile ma più tardi possibile e che poi magari sempre all'interno della legalità spostino in là quelle che sono le date di pagamento. Le imprese artigiane sono tante, lei ha detto che questa azione verrà fatta dalla Confartigianato del Veneto, che è uno dei player più importanti in regione a contatto con 53.000 soci, ma anche le uscite sul giornale eccetera, lei pensa che gli associati riconoscono questo ruolo alla Confartigianato? Beh, credo proprio di sì, oltretutto noi questa azione la facciamo anche a sostegno e soprattutto a sostegno di Confartigianato Nazionale, che in questi giorni è tutti i giorni a Palazzo Chigi e che sta lottando affinché gli emendamenti, ma non solo gli emendamenti, anche le proposte vengano prese in considerazione. Ebbene, questo è il territorio più importante, perché il Veneto è la seconda regione per numero e ha alcune leadership all'interno proprio per numero di associati, per cui diamo una mano a quello che è l'attività di lobbying che Confartigianato fa.